un breve saluto. Allora, buongiorno intanto a tutti. E con grande emozione e vero piacere che oggi diamo seguito agli eventi che hanno caratterizzato questo nostro anno per la celebrazione del 90° anniversario. Celebrazioni che voi sapete si concluderanno il 23 di novembre e che comprenderanno una consistente serie di conferenze. Abbiamo oggi veramente l'onore di aprire queste conferenze con un ospite protagonista della cultura italiana e dell'arte italiana. E in queste conferenze noi tratteremo delle tematiche di interesse trasversale, interpretando anche l'ultimo decreto, il 104, che indica appunto di orientare gli alunni delle quarte e delle quinte classi. Tratteremo varie tematiche, dalla filosofia alla matematica, alla fisica, alla legalità e alla geologia. Ora, in questo anno voi sapete che noi per affrontare questo evento abbiamo veramente avuto l'aiuto di tutti, dai docenti ai collaboratori scolastici, al DSGA, ai nostri fornitori. E in particolare oggi vorrei ringraziare i nostri genitori e un genitore, nonché mio cugino, che ci ha dato l'opportunità di avere un contatto con l'ospite che abbiamo, che ha accettato, devo dire immediatamente, con grande generosità, e che illuminerà il nostro, la nostra prima conferenza. E veramente abbiamo ricevuto un dono grandissimo e abbiamo quindi questo privilegio di avere un ospite che voi sapete essere inutile dare degli appellativi, un intellettuale, compositore, artista, cultore delle filosofie, quale Franco Battiato, al quale noi adesso diamo il nostro caloroso benvenuto. Ancora qualche piccolo. Allora, tra le indicazioni del Consiglio d'Istituto, una indicazione emerge in particolare di grande spicco ed è volta alla conoscenza del territorio siciliano e delle sue tradizioni. Quale migliore protagonista della cultura siciliana, italiana e internazionale poteva essere più indicato del nostro ospite? Quindi per questo abbiamo ritenuto opportuno aprire le conferenze con Franco Battiato. Il tema che oggi tratteremo è un tema di grande levatura, fra poco ve lo presenterà la professoressa Chiaramonte, e sono fermamente convinta che questo argomento che tratteremo oggi costituirà un valore aggiunto per il nostro liceo e per il raggiungimento di obiettivi di apprendimento efficaci e di qualità. Desidero rassicurare inoltre gli studenti che in questo momento ci vedono in videoconferenza: in qualsiasi momento volessero interagire con l'auditorium saranno accompagnati qua e prenderanno parte al dibattito. Per ovvi motivi di organizzazione logistica e di sicurezza non potevamo appesantire ancora di più la nostra aula magna, che voi sapete essere avere capienza limitata. Bene, buon lavoro e passo la parola alla professoressa Chiaramonte. Buongiorno, vi presento i nostri relatori. Il dottore Andrea Di Stefano è un ex studente del Principe Umberto e si è maturato nel 2004 con il massimo dei voti. Ha conseguito nel 2010 la laurea in odontoiatria con 110 e lode. Andrea Di Stefano è autore letterario e musicale e si occupa di filosofia e in particolare di quelle orientali.
passione che lo ha portato ad approfondire le sottili connessioni che si intrecciano tra scienza e mistica. Franco Battiato non ha certo bisogno delle mie presentazioni, intellettuale, cantautore, compositore, regista, e come tutti noi sappiamo i suoi testi riflettono i suoi molteplici interessi, tra i quali la filosofia teoretica, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la meditazione. I nostri relatori ci parleranno della validità degli insegnamenti mistici alla luce della fisica quantistica, come accennava la nostra preside. Si tratta sicuramente di un argomento complesso e impegnativo, dalle infinite poliedriche sfaccettature, e per questo molto intrigante e seducente. Già nel 1975 il fisico teorico Capra, nel suo libro Il Tao della Fisica, coglie le straordinarie analogie tra la spiritualità orientale e le scoperte della fisica quantistica. E in questi anni il progresso della conoscenza in campo fisico e cosmologico propone una nuova contestualità. Infatti la fisica delle alte energie diviene l'anello sinergico tra filosofia, scienza e religione. Sincretismo che ci permette di penetrare i livelli più sottili dell'esistenza, configurando l'uomo come struttura olistica e coagulando aspetti grossolani della realtà con le sottili energie che li determinano. Grazie, ad Andrea la parola. Grazie a lei, professoressa. Sentite? Grazie a lei, professoressa. Diciamo che le definizioni ingabbiano sempre, noi finiamo spesso dopo le definizioni per essere schiavi di un ruolo che tante volte non ci appartiene, quindi direi di iniziare subito con le slide prima di rimanere troppo in questa cosa. Quando si parla di fisica quantistica, un termine che adesso va molto di moda, si parla spesso e ci si riferisce all'aspetto quantico della materia, ovvero al fatto che la materia tende ad essere quantizzata e localizzata in determinati luoghi. Ma dalla visione che si ha, poche volte si prende in considerazione che non solo la materia, ma persino il tempo è quantizzato. E questa mia relazione parlerà di questo e delle grandi implicazioni che ha tutto ciò nella nostra esperienza quotidiana. Noi nella nostra esperienza ordinaria, nel nostro ordinario stato di coscienza, siamo soliti pensare che il tempo procede in maniera lineare e continua. In realtà la linearità e la continuità sono un'illusione. Un'illusione che è dato appunto dal nostro modo di percepire il mondo, perché in natura non esistono le linee rette. Nell'infinitamente grande, come nell'infinitamente piccolo, tutto tende a configurarsi in maniera circolare, ciclica, sferica, e la linearità e continuità dei fenomeni sono un'illusione creata dalla nostra mente lineare. E questa non è un'illusione da poco. Perché? Perché ciò che è lineare, anzi ciò che è opposto in una dinamica lineare, diventa coincidente in una dinamica circolare. Questa conoscenza era propria ed è stata propria di tutti i mistici delle varie epoche e delle varie religioni in tutti i luoghi del mondo, come possiamo vedere dai simboli che ho appena proiettato. La scienza moderna riscopre la fisica quantistica e quindi la non linearità degli eventi e anche la discontinuità degli eventi tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Vedremo tra qualche minuto perché non scopre ma riscopre, perché era una conoscenza già presente nel passato questa. E ci ritroviamo davanti al problema di trovare un modello atomico credibile, e quindi gli scienziati, davanti a questo problema di trovare un modello atomico in grado di spiegare il comportamento dell'elettrone sia sotto un punto di vista vibrazionale che corpuscolare, ovvero un modello atomico in grado di spiegare contemporaneamente la natura di onda e la natura di particella che aveva l'elettrone, si ritrovano davanti a un grosso problema, ovvero le leggi della meccanica tradizionale non possono più essere in grado di spiegare questi fenomeni. Da qui, attraverso una serie di esperimenti,
tra i quali a mio avviso il più significativo è quello dello spettro di emissione degli atomi, si comprende che tutti gli scambi di energia che avvengono in natura non seguono delle dinamiche lineari e continue. Perché? Perché l'elettrone può prendere solo alcune configurazioni particolari. Infatti l'esperimento degli spettri di emissione degli atomi evidenziò che le transizioni di energia di un atomo dovevano avvenire in modo discontinuo, secondo quantità discrete che vennero definite quanti. Che cos'è un quanto? Il quanto è la più piccola suddivisione dell'energia. In tutti i processi fisici l'energia può essere assorbita solo in quanti o in multipli di quanti, ma in frazioni. Il punto è, ragazzi, che benché tutto ciò avvenga in maniera non lineare e discontinua, noi lo percepiamo come se avvenisse in maniera lineare e continua per una motivazione. I quanti sono così piccoli e frazionati rispetto alla scala di eventi alla quale noi partecipiamo nel nostro stato di coscienza ordinaria, da darci l'illusione della continuità. Questi sono alcuni principi importanti che derivano da questi concetti scientifici: il principio di indeterminazione di Heisenberg, ovvero che non è possibile misurare e quindi conoscere contemporaneamente con la massima precisione la posizione e la velocità istantanea dell'elettrone. Nel 1926 Erwin Schrödinger risolve il problema del modello atomico, ovvero formula un'equazione matematica che descrive il modo ondulatorio dell'elettrone in funzione della sua energia, considerandolo come un'onda stazionaria. Questa equazione non determina la posizione esatta dell'elettrone, ma quel luogo dello spazio in cui si ha il 90% di possibilità di trovare l'elettrone. Questa è una cosa molto importante. Perché? Perché noi passiamo da una realtà certa, meccanica, lineare, a una realtà dinamica, fluida, probabile. E vedremo in seguito quale importanza ha da un punto di vista filosofico questa cosa. Infatti qui possiamo vedere quello che è una nube elettronica e un orbitale, cioè il luogo dove si ha il 90% di spazio di trovare il 90% di probabilità di trovare l'elettrone nello spazio. Ora, la realtà quantistica è qualcosa con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, solo che nel nostro stato di coscienza abituale noi non ci rendiamo conto che tutto ciò avviene, ma avviene inconsciamente. Facciamo alcuni esempi di realtà quantistica. Il denaro. Il sistema economico è quantizzato perché noi abbiamo un quanto che è l'unità energetica di scambio base e si tratta del cent. Il cent, se vogliamo utilizzare la pronuncia inglese, è quell'elemento base perché tutti gli scambi economici avvengono secondo multipli di quest'unità. Cioè, o si ha un cent e si ha uno scambio economico o multipli di questa nostra misura, oppure lo scambio economico non avviene. Per chi avesse dei dubbi, ancora continuasse a domandarsi ma è vera o non è vera la quantizzazione della realtà, un altro esempio di questa quantizzazione della realtà sono gli atomi. Il fatto che la materia comunque tenda a manifestarsi in maniera discreta e localizzata nello spazio. Se noi ora valutiamo attentamente la tabella atomica e la mostriamo in maniera differente, possiamo iniziare ad accorgerci che gli atomi tendono a presentare delle caratteristiche periodiche. Delle caratteristiche periodiche che ci fanno pensare e ci permettono di creare le similitudini con qualcos'altro, che sono le note musicali. Cioè, possiamo vedere come se fosse un'ottava. Quando noi passiamo dal fluoro al cloro, abbiamo un raddoppio, come se passando da un do, un la 440, passiamo successivamente a un la 880. Quindi abbiamo un raddoppio della massa in questo caso, mentre nella musica abbiamo un raddoppio delle vibrazioni, che ci iniziano a far intravedere qualcosa nella quantizzazione che va al di là della materia. Altri esempi di quantizzazione sono la luce, la musica, la tastiera del pianoforte, l'arcobaleno, che è molto indicativo perché oltre ad essere un'entità quantizzata è anche un'entità che tende ad essere curvilinea, e questo è molto interessante perché, come dicevo prima, in natura le linee rette non esistono.
Infatti la musica, l'arcobaleno e la tastiera del pianoforte sono tutti esempi di quantizzazione. E questo come possiamo comprenderlo? E cos'è che lega tutte queste cose? La vibrazione. Perché se tutto è vibrazione, esiste un'unica legge che regola l'armonia universale. Questa legge è stata formulata in Occidente da Pitagora ed è la legge alla base della musica. E possiamo notare come tutto ciò che è in natura tende ad essere stabile, segue delle progressioni particolari nella sua manifestazione. Delle progressioni che grosso modo sono quelle della musica, cioè il fatto che tutti gli eventi tendono a prendere delle quantità discrete di energia e di localizzazione, come avviene nella scala musicale. Questo, ad esempio, è uno schema che fa vedere come, passando dal rosso all'arancio, al giallo, e valutando le lunghezze d'onda, le frequenze ed i rapporti che esistono, possiamo notare che vi è una similitudine praticamente perfetta tra queste unità e la musica. Cioè vi è una corrispondenza univoca tra gli scarti dei colori e gli scarti delle note musicali. Ora, bisogna essere molto chiari su questa cosa, perché Pitagora, è vero, ha sintetizzato e ha fatto conoscere a noi occidentali questa legge, ma era una conoscenza molto antica, perché Pitagora non inventò il teorema di Pitagora, perché noi abbiamo delle testimonianze che ci dicono che in Egitto e addirittura a Babilonia questo teorema era già conosciuto. Vedremo dopo le fonti che ce lo fanno vedere. Scusate, attenzione, siamo in un liceo scientifico. No, ma confermo. No, però non è importante. È un po' come Platone era un grande filosofo, ma tutto quello che sapeva lo sapeva attraverso. Platone era un mistico. Era un mistico, sì, siamo d'accordo, ma era anche un grande iniziato egizio, quindi da lì poi ha potuto sviluppare tutto il resto, però ora arriveremo a questa cosa qua. Sì, poi Platone andò a prendere la conoscenza in maniera diretta, ma parleremo di questa cosa adesso. E questa conoscenza, cioè diciamo che l'aspetto quantico della realtà era ben conosciuto dai mistici egizi. Quello che vedete qui è un particolare del tempio di Karnak che si trova alle porte di Luxor. Potete vedere le sette porte di Osiride. Sette, proprio come le note della nostra scala musicale. Questo è un altro particolare della porta presa da un'altra parte. Quello che vedete qui è invece una divinità egizia che si chiama Bes. Se osservate attentamente il cappello, vedrete che ha sette pennacchi. E se guardate attentamente la lira, anche la lira risponde grosso modo alle unità discrete e ai rapporti che sono propri della musica. La stessa cosa può avvenire se notiamo attentamente questo grembiule egizio. Anche questo risponde a delle dinamiche ben precise che sono legate alla scomposizione armonica e quindi a un'armonia oggettiva, determinata, che segue le stesse regole musicali. Per poter comprendere come tutto ciò fosse possibile, bisogna introdurre il concetto di arte oggettiva, ovvero la concezione diversa di scienziato che vi era nell'antichità. Diciamo che nell'antichità l'arte non era un'attività predatoria finalizzata alla promozione della propria personalità, del proprio egoismo, ma era una cosa diversa. Per essere chiari, ragazzi, non è che esistevano X Factor, i giudici che secondo delle dinamiche soggettive, laddove non addirittura di appartenenza, facevano partire le carriere e quindi si diceva per me sì, per me no. L'arte era una cosa completamente diversa, perché mentre noi oggi pensiamo che un artista sia una persona molto stravagante che fornisca una visione soggettiva e assolutamente personale e discreta del mondo, nell'antichità il concetto di artista era completamente diverso. L'artista era una persona in grado di fare una sintesi della conoscenza, ovvero era una persona in grado di sintetizzare conoscenze cosmologiche, psicologiche, matematiche, dinamiche e di trasportare questa conoscenza e farla passare e trasmetterla ad un altro livello, che era il livello artistico, in modo tale che anche chi non potesse arrivare in maniera intellettuale alla conoscenza
ne fosse partecipe attraverso le proprie emozioni, attraverso ciò che noi chiameremo l'inconscio. Facciamo un esempio di che cosa sia l'arte oggettiva. Parliamo del mito di Selene, Selene d'Endemione. Secondo la leggenda greca, Selene, la luna, era figlia di Teia, la terra, e Iperion, il sole. Fu amata da Pan, il dio della natura, ma fu innamorata di Endemione, l'umanità, che Zeus aveva gettato in un sonno senza fine. Possiamo vedere un attimo che questa questione del sonno senza fine ritorna anche nella nostra cultura, nella cultura, diciamo, che è propria dell'Occidente e della Bibbia. Infatti nella Genesi, libro 2, verso 21, allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, perché Geova sparse su di voi lo spirito del sonno e chiuse gli occhi dei vostri profeti e mise un velo sulla testa dei vostri veggenti. Ora, se noi guardiamo bene questo mito, possiamo riscontrare nella prima parte qualcosa che è veramente profondo, perché secondo la scienza occidentale moderna e secondo le teorie che sono accreditate come più probabili o credibili, la Luna è un frammento che si staccò dalla Terra e che iniziò ad avere una vita propria alcuni miliardi di anni fa. Se noi leggiamo bene attentamente il mito, notiamo che questa conoscenza era già propria di quei greci che la sintetizzarono in questo mito. La seconda parte invece parla di qualcos'altro, dell'amore che la Luna ha nei confronti dell'umanità. In questo senso sarei felice se Franco Battiato spendesse qualche parola su questo concetto dell'innamoramento di Selene nei confronti dell'umanità. Beh, comincerei col dire che è un po' scuro il timbro, mi pare, comunque. Non c'è qualcuno che può schiarirlo? Fa niente. La cultura greca deriva direttamente da quella induista, e quindi sono stati una specie di coda. Ma lei prima parlava dell'Egitto. Ancora oggi non siamo in grado di sapere cosa sono quelle pietre che hanno fatto la piramide di Cheope, perché hanno un peso specifico che non corrisponde con tutti quegli scemi che negli anni hanno fatto 10.000 persone che portavano. È una cosa assolutamente non credibile. Quindi l'Egitto lo metterei fuori dalla situazione terrestre, cioè questi sono venuti da altre parti. Siamo d'accordo. Mentre invece l'India appartiene al nostro livello. Vi devo dire che Enzo Bianco mi ha costretto, come ha fatto altre volte nel passato, a fare una settimana, non hanno una lira e così neanche fare una settimana, ho scelto il periodo che va dal 24 al 30 di maggio. La prima persona che ho chiamato è stato Jack Sarfatti. Parleremo. Il più grande scienziato del momento. Nell'arco di un giorno mi ha detto di sì. Non l'abbiamo fregato dicendo nella città di Majorana. Dalla trappola. E lui viene con sua moglie. Così. Jack Sarfatti, come lei sa, è considerato un escluso. Parleremo dopo. Ecco. E cercherò di fare una cosa mediatica. Avendo lui qui, faremo in modo che dall'Arabia alla Cina, no, la Cina no, perché preferisco di no, comunque, diciamo in varie lingue, spagnolo, tedesco, francese, l'inglese oramai lui parla la lingua, sarà tradotto qui da noi da un simultaneo, insomma. Però dovremmo in qualche modo attaccare la fisica tradizionale, perché questi hanno fatto dei danni incredibili. Negli anni 50, quando nella Kabbalah ebraica si parla di 5.000 anni prima di Cristo, avevano scoperto la fusione dell'atomo
si sono messi a ridere tutti dicendo ma questi sono scemi, ma che cosa hanno scritto, no? E poi dopo si è visto. Una ventina di anni fa hanno portato a casa mia una scienziata di fisica che pare che fosse in odore di Nobel, ma non mi pare che l'abbia preso fin qui. E quindi ci siamo messi a parlare di questo, perché per la fisica tradizionale, come lei sa, non è credibile un'esperienza personale, no? E se tu togli all'individuo un'esperienza personale, dico vai a fare in culo tu e la fisica, perché se non sai, se non sei in grado di vedere i pensieri di un individuo oppure l'emozione di un individuo, ti stai perdendo la maggior parte dell'esistenza, è chiaro? Jack Saffati ha scandalizzato tutti questi cialtroni e tromboni con una novità. Lui l'ha un po' presa da David Bohm. Ne parleremo di questa cosa qui. Intanto sarebbe bello che tornassimo un attimo sull'argomento della Luna, che secondo me può essere molto interessante. Come la vita umana è legata alle dinamiche lunari, però, nella visione... Io tradurrei tutto quello che lei ha detto in termini scientifici, allora lo vorrei dire in termini letterari, che fa una certa differenza. Che cosa voglio dire in realtà? Che questa materia è un'illusione, tutto il nostro universo è un'illusione. Ed è giusto che voi sappiate, perché credo che non sia stata diffusa questa storia, l'albero non esiste. L'albero non è un albero, è un ammasso di subcellule. Perché se tu vai a indagare, il ramo non è niente, sono delle cose esterne. Quindi questo fatto cambia completamente il rapporto tra la natura che noi viviamo come esseri umani. È chiaro che se tu sei scalzo, dai una pedata a una pietra, ti spacchi. Ma se noi tiriamo in ballo Ermete Trismegisto, considerato il più grande genio a questo riguardo, ci sono stati tre alchimisti americani nel 1908, hanno pubblicato una sintesi di questo, del Corpus Hermeticum. È un libricino piccolo così, ma è di una potenza straordinaria, si chiama Kybalion con la Y. E praticamente, se tu come essere umano sei in grado di sollevarti dal tuo stato abbastanza animalesco, perché siamo così, gli esseri umani hanno il libero arbitrio, gli animali no, fa una grande differenza. Quindi succede questo, che se ti elevi non sei più costretto alle regole che questo universo ha predisposto alla nostra materia. Quindi, che dirvi, non si vive più nell'inconscio collettivo, ma è una cosa sopraelevata. E visto che lei prima mi parlava di Tulku Urgyen, questo mistico tibetano, in un suo libro ha scritto che lui volava insieme a due o tre suoi colleghi. Scriveva delle cose. Non per modo di dire, volava fisicamente. Fisicamente. Sappiamo, sì. In modo che così compensiamo l'aspetto, diciamo. L'aspetto. Ma sì. arriveremo anche a questo andando avanti. Li distruggeremo da qui a un'ora. Siamo venuti a fare questo lavoro, quindi. Sì. Abbiamo glissato la Luna. La Luna. Che influenza ha la Luna? Qual è il legame tra la vita umana nefasta, e la Luna? Nefasta. Sì, guarda, c'è sempre l'idea della Luna come elemento e si innamorano mentre c'è la... Esatto, sarebbe interessante. La Luna crea le maree, la Luna influenza gli esseri umani. Quando la Luna si trova in pieno, va bene, questo lo sanno tutte le polizie del mondo, gli omicidi aumentano in una maniera esponenziale, i licantropi vengono fuori proprio dall'influenza della Luna, insomma, no? È un satellite che non vedo l'ora che finisca il suo ruolo sinceramente, sì. come essere umano, sì. Ci sarebbe anche una visione positiva di questa cosa, perché alla fine le dee della misericordia di tutte le tradizioni, dalla nostra tradizione cristiana la Madonna che è vestita di bianco, alla tradizione cinese Kuan Yin, anche alla tradizione egizia di cui evidentemente glissiamo perché abbiamo detto che glisseremo d'ora in poi. Il bianco è la luce chiara che arriverà dopo la morte. Esatto, e quindi, sì, per cui
per cui vi è comunque una visione anche positiva della cosa, nel senso che, essendo troppo addormentati, come si dice qua, talvolta è necessario che qualcosa ci sproni ad andare avanti. Però questo è un discorso cioè, molto... Lei sta dicendo che uno si consola se vede uno scemo, dice allora io sono intelligente. Non sto dicendo queste cose qua, sto dicendo che se potessimo approfondire la cosa vedremmo che c'è un effetto nefasto, ma forse c'è anche qualcos'altro se ci eleviamo un attimo più sopra e riusciamo a guardare queste cose. Però andiamo al di là della conferenza stessa. Quindi abbiamo parlato, abbiamo notato anche questa cosa del sonno che lasciamo qui. Chi vorrà continuerà ad approfondire questo argomento. Quello del sonno è un argomento molto importante, molto importante, di cui parleremo magari fra qualche minuto. Va bene. Sì, adesso ritornando all'arte oggettiva possiamo vedere come in effetti la conoscenza degli egizi, e qua parlo da medico, era strabiliante. Infatti quello che apparentemente era solamente un tempio era un grande atlante di anatomia, nonché un trattato di fisiologia, tale per cui noi siamo ritornati ad avere la stessa conoscenza parziale rispetto a coloro che istituirono questo tempio solamente una trentina di anni fa, levando il fatto che degli aspetti energetici dell'essere umano ancora la scienza moderna non è arrivata a questa cosa, mentre in ciò che vediamo qui, e sono degli studi esatti perché sono stati fatti da un ingegnere, il dottor René Adolf Schwaller de Lubzig, che in questo libro Il Tempio dell'Uomo sintetizza 15 anni di studi fatti sul Tempio di Luxor, nei quali dimostra quali incredibili conoscenze avessero gli egizi. Tra l'altro il signor Franco Battiato è stato editore della moglie di Isha Schwaller de Lubzig. Un altro motivo per cui ho voluto parlare di Egitto è il fatto che pochi sanno che il termine matematica, il nome della matematica, è legato a una dea egizia, Mat, che era una dea che si occupava dell'ordine del cosmo, che può essere assimilata a grosse linee alla nostra Atena greca. E questione ancora più importante è il fatto che per gli egiziani la realtà era vitale. E quindi avevano una visione totalmente contrapposta a quella che è stata la visione scientifica occidentale fino ad alcuni decenni fa. Ovvero, mentre la visione scientifica occidentale diceva che tutto è materia, tutto è solido, tutto è lineare, segue delle leggi meccaniche, gli egiziani credevano che la realtà fosse vitale e che non solo i vegetali, ma anche gli animali, i minerali, i pianeti, le stelle, le galassie fossero delle entità viventi, perché tutto è vivente ma in scale temporali differenti. Il motivo per cui noi non percepiamo l'aspetto vitale di queste essenze, di questi elementi, è il fatto che non partecipiamo agli ordini di grandezza legati a queste vite. Ovvero, nella nostra esperienza temporale, e qui ritorniamo al concetto di partenza, il tempo quantico, non siamo in grado di percepire l'aspetto vitale di queste realtà, che esiste. Per poter iniziare a parlare di questo argomento, bisogna introdurre questa persona, che è probabilmente il più grande mistico del Novecento. Il suo nome è Georges Georgados, ma è meglio conosciuto come Georges Ivanovich Gurdjieff. Quest'uomo, mosso dalla domanda qual è il senso della vita sulla Terra, iniziò a metà del 1800, tra la metà e la fine del 1800, a fare una serie di viaggi che lo portarono in giro per il mondo e lo portarono a contatto con degli uomini straordinari. Del mondo orientale, sì, però diciamo che andò dall'Etiopia fino al Tibet, probabilmente in Cina, quindi parleremo di lui adesso approfonditamente, e sintetizzò tutte le conoscenze che raccolse in un sistema di idee. Un punto centrale di questo sistema di idee è il tempo, è la concezione del tempo. Alla domanda che cos'è il tempo, Gurdjieff rispondeva che il tempo è respiro. Quindi da qui possiamo iniziare a fare una serie di considerazioni. Partiamo dal fatto che il tempo è respiro. Un respiro medio dell'essere umano si aggira intorno ai 3 secondi. Questo vuol dire che in un minuto sono presenti 20 respiri. E in una giornata, facendo i calcoli dovuti, abbiamo 28.800 respiri.
Ora, questo numero è un numero molto importante, teniamolo a mente. Perché? Perché se moltiplichiamo un giorno per 28.800, otteniamo 79 anni e un mese. E 79 anni e un mese possono essere considerati la durata media di una vita. Quindi probabilmente in quel numero abbiamo trovato una costante molto importante riguardo alla scala del tempo vitale. Vedremo in seguito perché è così. Abbiamo detto che il tempo è respiro, ma che cos'è il respiro? A livello umano potremmo dire che è la trasformazione dell'ossigeno in anidride carbonica. E ci sta bene per ora questa definizione. A questo punto possiamo introdurre un altro concetto che abbiamo visto importante in quella moltiplicazione, il giorno. Che cos'è il giorno? È il tempo necessario affinché ogni essere umano possa compiere un ciclo. Ovvero possiamo pensare il giorno come all'unità minima della vita umana, all'interno del quale noi siamo in grado di compiere un lavoro completo. Ci svegliamo, compiamo il nostro lavoro, viviamo, si spera, e ci addormentiamo. Ci risvegliamo il giorno dopo, quindi abbiamo un ciclo completo. Ora, abbiamo parlato di una realtà vitale, immaginiamoci che cosa possa essere un giorno per un globulo rosso. Se noi consideriamo il lavoro svolto dal globulo rosso all'interno del nostro corpo, noi possiamo considerare la veglia, quindi la giornata, il suo lavoro, il trasporto dell'ossigeno dalle vie aeree fino alle cellule, e la notte come il trasporto dell'anidride carbonica fino al nostro sistema respiratorio. Ora, se iniziamo a fare dei calcoli, partendo dalla considerazione che una cellula ematica impiega tra i 40 e i 60 secondi per compiere il proprio lavoro giornaliero, possiamo fare una piccola moltiplicazione. Moltiplichiamo 60 secondi per 28.800 e otteniamo una misura di 20 giorni. Ora, secondo la medicina ufficiale, la vita media di un globulo rosso è 120 giorni, però l'unità di misura è molto accurata, perché noi abbiamo a che fare con degli ordini di grandezza che sono particolarmente distanti, quindi quel valore che abbiamo trovato ci sta particolarmente bene. Infatti il raggio di un uomo è un metro, il raggio di un globulo rosso è 2,5 micron, questo vuol dire che abbiamo un fattore di moltiplicazione nelle unità di grandezza che è 10 alla 6 elevato a 3, quindi 10 alla 18, che non è una cosa da poco. E tra l'altro noi abbiamo delle cellule epiteliali che hanno una durata media di 20 giorni, quindi iniziamo a trovare qualcosa di interessante. Continuiamo a indagare sulla nostra ipotesi. Che cos'è un giorno per la Terra? Andiamo a un livello più grande invece di andare nel piccolo. Passiamo a ciò che per noi è molto grande, la Terra. In maniera abituale noi saremmo tentati di pensare che un giorno per la Terra possa essere un giro intorno al Sole, ma non è così, perché non calcoliamo il fatto che la Terra è un asse terrestre. E quindi un giorno per la Terra, cioè il momento in cui ritorna alla sua posizione iniziale nel suo ciclo vitale, è il ciclo precessionale. Questo ciclo precessionale dura 25.800 anni umani. E questo è un altro valore molto interessante, perché è molto simile a 28.800. Noi stiamo parlando di realtà vitali ed è come se la Terra fosse uno yogi che abbia iniziato a fare degli esercizi sulla respirazione e abbia un po' rallentato il suo respiro. Perché? Perché noi possiamo considerare il giro della Terra intorno al Sole come se fosse un respiro. Cosa ci dice che probabilmente la nostra ipotesi è valida? Le stagioni. Perché le stagioni rispondono perfettamente al ciclo respiratorio. Noi abbiamo un momento di ispirazione, di ossigeno, quindi possiamo considerarlo l'inizio del respiro come se fosse la primavera. Il momento di saturazione dell'ossigeno, e quindi arriviamo a un momento in cui è come se la nostra estate corrisponda al momento in cui siamo pienamente ossigenati. Poi abbiamo la necessità di iniziare ad espellere l'ossigeno e quindi abbiamo l'autunno e infine arriviamo al momento in cui dobbiamo iniziare a riprendere l'ossigeno, l'inverno. Fatta questa considerazione, uno scienziato secondo me importantissimo, di cui si parla molto poco, un grande filosofo che fu un allievo di seconda generazione di Gurdjieff, Rodney Collins, fece una pensata geniale, cioè disse: noi abbiamo in fisica una legge che fa corrispondere al tempo di rotazione orbitale dei numeri. Cioè abbiamo la terza legge di Clapeyron che mette in rapporto
il cubo del semiasse maggiore dell'orbita e il quadrato del periodo di rivoluzione e nota che è uguale per tutti i pianeti. Questa legge, se viene semplificata per un'orbita circolare, si riduce a T quadro uguale R3K. Applicando questa legge a vari ordini di grandezza, notò alcune cose. Che il ragionamento che aveva pensato, ovvero che tutte le entità siano vitali, ma in scale temporali diverse, reggeva ed era particolarmente preciso ed indicato laddove era possibile misurare queste grandezze. Facciamo un esempio. Noi uomini abbiamo un raggio medio di circa un metro e la nostra vita è sugli 80 anni. I grandi alberi, considerando un raggio medio di 31,8 metri, arrivano a una vita secolare, 800 anni. I piccoli animali, quindi i nostri gatti, i nostri cani, che hanno un raggio che va da 3,18 cm a 10 cm, hanno in effetti una durata di vita che si attesta intorno agli 8-10 anni. Gli insetti, che hanno invece un raggio medio di un millimetro, hanno in effetti una vita media, perché ragazzi parliamo sempre di valore medio, noi stiamo passando da dei numeri precisi, da una realtà statica, ferma, non mobile, a una realtà vitale, quindi dinamica. C'è sempre il caso particolare, però a grosse linee questi valori sembrano validi. Questa è l'equazione che lui applicò. Ovviamente è una conformazione diversa della stessa equazione di prima, finalizzata a trovare il tempo, che lui calcolò in questo modo. Mise K uguale 28.800 giorni, R di X uguale R1 su R2, dove R1 è un valore medio, R2 è un altro valore medio. Qui ho fatto un esempio di come, ci fermiamo un attimo ad aspettare la campana, di come, grosso modo, questo valore sia valido e di come il rapporto tra la vita di un uomo e quella di un grande albero ci dà la possibilità di ritrovare quel valore di cui avevamo parlato. Adesso, quando si fa questo calcolo, però bisogna stare ben attenti a considerare cosa sia il raggio reale. Cioè, se qualcuno di voi si volesse dilettare a fare quel calcolo e mettesse come raggio della Terra il valore di 6.400 km, farebbe un errore, perché scambierebbe la Terra che noi percepiamo così com'è a una cosa differente che è la Terra stessa, perché, come vedremo tra poco, il nostro ordine di percezione temporale non ci permette di vedere esattamente tutto così com'è, ma ci permette di avere una visione parziale delle cose. E quindi se andiamo a commettere questo errore di calcolo, noteremo la differenza che c'è fra Gaia e Theia, ovvero Gaia il mondo della natura, e al mondo della natura corrisponde il valore di 6.400 km. Per Theia invece ci vuole un valore più grande che l'orbita della Terra intorno al Sole, che sono all'incirca, perché il valore è variabile, 150 milioni di chilometri. Quindi qui introduciamo il concetto di percezione, cioè come noi percepiamo le cose, come noi percepiamo i pianeti, come i pianeti, laddove dovessero essere delle entità vitali, percepiscono se stessi. Questa è una domanda importante da farsi. E come noi percepiamo noi stessi? A questo punto è importante introdurre un nuovo concetto, ragazzi. Cioè, qual è il tempo necessario per riconoscere noi stessi? Qual è il tempo nel quale noi possiamo dire, ok, io esisto, ci sono? Per poter arrivare a questa risposta dobbiamo andare avanti con le scale temporali che ci eravamo dati e quindi con quei valori che sembrano significativi all'interno di un tempo vitale. Mi riferisco al fatto che il tempo è il respiro, quindi abbiamo trovato il respiro, il giorno, la vita come entità e valori temporali. Come l'abbiamo trovato? Utilizzando sempre quel fattore di moltiplicazione che è 28.800. Però l'abbiamo applicato in grande, non l'abbiamo applicato nell'infinitamente piccolo. Quindi se noi dividiamo il respiro per 28.800, troviamo un valore che è un decimillesimo di secondo. E questo corrisponde grosso modo a un'impressione. L'impressione è un'unità di misura legata al mondo degli elettroni al nostro livello. Infatti avremmo visto, continuando a sviluppare quella tavola che metteva insieme la vita dei pianeti con le cellule matiche, con gli uomini e gli animali,
avremmo trovato questo valore similare al valore che si trova quando abbiamo a che fare con le realtà atomiche. E qui inizia il vero concetto di tempo quantico. Perché? Come dicevo, noi siamo abituati a pensare che la realtà proceda in maniera lineare e continua, ma non è così. Questo avviene anche a livello temporale. Cos'è la dimostrazione di tutto questo? Il cinema. Cioè, 25 fotogrammi al secondo danno alla nostra mente l'illusione della continuità. Cioè, basta che arrivino 25 immagini messe in sequenza e la nostra mente percepisce queste 25 immagini che fra di loro sono discontinue come se avessero una continuità. E questo è un concetto molto importante, perché ci fa capire quale ordine di illusione viviamo nella nostra esperienza quotidiana. Adesso siamo a 120 fotogrammi al secondo. Siamo arrivati a 120. Sì, però diciamo, siamo d'accordo, però vale, il concetto è sempre uguale. Sì. Il concetto è uguale, perché comunque il 25 ci permette di valutare proprio la grossolanità della nostra percezione. Cioè bastano 25 a fare vedere come noi, tutto ciò che c'è in mezzo a quelle, è in mezzo tra un frammento e un altro, non lo percepiamo, per noi non c'è. Anche se c'è, non è che non c'è. Quindi a ciò ci dobbiamo fare delle domande. È la mente che crea questo. È la mente, appunto, la mente riempie questi spazi vuoti e a questo punto vi faccio notare questo simbolo che ci permette di passare da una visione lineare a una visione, diciamo, che non è più lineare. Perché? Ci sarebbe molto da spendere sulla differenza dei significati tra un segno e un simbolo, perché mentre il segno è qualcosa che sta per qualcos'altro, il simbolo è qualcosa che ci permette di attingere direttamente agli archetipi, cioè qualcosa che permette di sintetizzare in un unico tratto diversi livelli di realtà. Ora, se guardiamo attentamente questo simbolo, possiamo notare che sembra legato a delle conoscenze anatomiche, infatti il sistema nervoso centrale ricorda tantissimo questo simbolo, a delle conoscenze armoniche, ma soprattutto a un altro concetto che è molto più sottile. L'anet è il momento di riconoscimento personale, cioè esiste un'onda che è possibile misurare attraverso l'elettroencefalogramma, che misura appunto il livello di elettricità al quale è sottoposto il nostro cervello. Quest'onda diminuisce notevolmente nel momento in cui noi chiudiamo gli occhi. Ora, se noi analizziamo attentamente questo simbolo, notiamo che è una sintesi di un occhio e di un'onda. Questo ci fa pensare che chi lo sintetizzò aveva questa conoscenza. Quindi, parlando velocemente, il Rodney Collins notò che quest'onda poteva essere sintetizzata in un trentesimo di secondo. Un grande scienziato italiano, di cui si parla pochissimo, Todeschini, trovò che il valore era un sedicesimo di secondo. Chi aveva ragione fra tutte e due? Entrambi. E vedremo fra un attimo perché. Perché quest'onda è un'onda variabile, come è variabile la nostra percezione del tempo. Ma considerando comunque il momento di riconoscimento personale come un secondo, possiamo notare che la vita dell'uomo potrebbe essere il tempo, corrispondere al tempo in cui il sole riesce a percepire se stesso. Infatti, se facciamo una serie di moltiplicazioni, se il tempo di percezione personale è un novantesimo di respiro, possiamo notare come 80 anni per 90 fanno 7200 anni. E sono un respiro del sole. Questo moltiplicato 28.800 anni a che cosa dà luogo? Un risultato di 207.360.000 anni. Quindi, se noi consideriamo quale è, secondo la scienza occidentale, il tempo che impiega il sole per compiere un giro intorno alla galassia, ovvero 225 milioni di anni, notiamo che questo valore è particolarmente accurato, perché sbagliare solo 20 milioni di anni su ordini di grandezza che sono pari a 10 alla 15, 10 alla 16, è un valore assolutamente trascurabile. E qui
arriviamo proprio al centro del nostro discorso, quello che ha delle implicazioni grandissime sulla nostra vita, cioè come noi percepiamo il tempo, come la percezione del tempo varia con l'età. E perché entrambi gli scienziati, sia Collins che Todeschini, avevano ragione. Perché la variazione della percezione del tempo varia al variare dell'età. Questo è facilmente spiegabile da un punto di vista matematico con la variazione del raggio. Cioè la nostra vita parte con delle dimensioni e finisce con delle dimensioni molto diverse. E il numero di impressioni e quindi di sensazioni e sentimenti che abbiamo nella nostra prima parte della vita è molto superiore a quello che noi abbiamo nella seconda parte della nostra vita. Facciamo degli esempi. Quando noi eravamo piccoli, ad esempio all'asilo, le ore di lezione erano infinite, non duravano mai. Col passare degli anni, quando ci si ritrova al liceo e poi ancora dopo, i mesi, gli anni, le stagioni, tutto inizia a velocizzare. E questo è legato a questo particolare fenomeno, cioè al fatto che il tempo è discreto. A me sembra al contrario questo. Cioè? Cioè, quando sei bambino ti diverti, e quando sei grande che ti annoi, quindi diventa lunghissimo. E certo, cioè, sì, diventa siamo d'accordo, ma il numero di impressioni che noi abbiamo quando siamo bambini è estremamente maggiore rispetto a quello che noi abbiamo quando siamo grandi. Siamo più puri. Sì. Io ricordo un lunghissimo e altissimo corridoio quando ero alla scuola dell'infanzia che mi sembrava veramente infinito, interminabile. Andando poi a rivedere gli stessi luoghi, erano veramente di un'altra dimensione. E quindi questa percezione effettivamente cambia. Poi è soggettiva. Uno lo trascorre piacevolmente, certo, perché da adulto. Quindi abbiamo visto che anche il tempo è discreto. Sentire i politici è da svenarsi, sì. Da tagliarsi le vene. Che anche il tempo, quindi abbiamo detto che anche il tempo è quantizzato e arrivato alla configurazione psicobiofisica della realtà ed è strettamente legato alle onde cerebrali. Ora qui arriviamo al discorso della mistica, cioè queste onde cerebrali permettono di percepire il mondo in maniera differente. Ovvero quando noi entriamo negli stati di meditazione profonda, sono stati fatti parecchi studi che mostrano come queste onde cerebrali variano. Quindi, se noi possiamo iniziare a partecipare a livelli di tempi differenti, la nostra percezione del mondo rimane uguale? Cioè, noi percepiamo la realtà come se sia solida, ma se noi riuscissimo a trasformare un secondo, cioè invece di avere in un secondo 25 percezioni, ne avessimo decine di migliaia, come vedremmo la realtà? E a questo punto possiamo prendere questo che è il primo verso del Sutra del Cuore, che dice che il vuoto è forma e la forma è vuoto. Cioè, se noi invece di avere 25 percezioni al secondo... Vabbè, è normale, disturbo. Se noi invece di avere... Rosario, toglila. Se noi invece di avere 25 percezioni al secondo ne avessimo decine di migliaia, come vedremmo la realtà, Franco? A colori. No, il fatto è semplice. Prima bisogna dire a loro che cos'è, che vuol dire meditare. Perché se lei dice parliamo di meditazione, questi esperimenti che hanno fatto li hanno fatti i seguaci di Varela, questo biologo, e quindi hanno preso dei tibetani, hanno messo degli elettrodi e hanno visto che il loro pensiero è completamente diverso da un uomo normale che non sa che cosa vuol dire meditare. Perché gli esseri umani siamo ossessionati dal pensiero. La meditazione è quell'attività particolare che ti permette di fermarli, quindi di fare un po' di pulizia. La meditazione la consiglierei già a 2-3 anni di età, sinceramente, perché entri in un mondo di una pace fantastica, gli stress non possono entrare in questa dimensione qui, e quindi pensiamoci.
Pensiamoci. Infatti questo vuole essere anche come un motivo per iniziare a valutare questa cosa. Ora, se noi riuscissimo a diminuire seriamente la nostra attività cerebrale, potremmo magari riuscire a capire di cosa parlano i mistici quando fanno questo tipo di affermazioni, perché rallentando o aumentando la nostra percezione, noi potremmo notare come in effetti il vuoto è forma e la forma è vuoto, ovvero vedendo un atomo e vedendolo nel momento istantaneo, noi potremmo notare che un atomo è essenzialmente vuoto, perché in cosa consiste un atomo? Un protone centrale, un elettrone che gira intorno ad esso a una velocità incredibile, ma ad una distanza incredibile, perché ciò che noi percepiamo come solido in realtà è vuoto, e anche queste particelle subatomiche diventano a loro volta vuoto se noi andiamo nell'infinitamente piccolo e le andiamo a vedere. Poi, qui tra l'altro ragazzi, se noi leggiamo il vuoto secondo la percezione orientale, cioè il vuoto come etere, energia, notiamo anche un'altra cosa, che in questo primo verso del Sutra del Cuore l'energia è forma o materia, secondo il concetto di forma degli orientali. La materia è energia, qua ritroviamo l'equazione di Einstein, cioè che l'energia è uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Andando avanti possiamo capire anche perché Dante, quando parla nell'ultimo canto del Paradiso della sua impossibilità di comunicare ciò che aveva visto, perché ragazzi parliamo chiaramente, se noi in un secondo, invece di avere le percezioni che abbiamo ordinariamente in un secondo, abbiamo centinaia di migliaia di percezioni perché riusciamo ad espandere il tempo, allora diventa chiaro che cosa significa il fatto che lui non è in grado di poter esprimere quell'esperienza che nel mondo ordinario è durata magari pochi minuti, ma nella sua realtà è durata un'infinità di tempo, perché quei secondi si sono trasformati in migliaia di anni. E qui arriviamo a un concetto che è molto caro ai tibetani e quindi a Tulkurgyen in particolare, ovvero la capacità dei grandi mistici, e lui faceva parte della tradizione Dogen, ovvero il buddismo Vajra, di trasformare un eone in un respiro e un respiro in un eone. Ora, in questo momento per le radio va una canzone di Lorenzo Giovanotti che dice che cerco il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia. Diciamo, ci sta tanto simpatico Lorenzo Giovanotti, però non ha capito bene la cosa, perché l'eternità non è un tempo prolungato all'infinito. L'eternità è qualcosa che va al di là del tempo. Un tempo prolungato all'infinito è un eone. E vedremo che l'eternità è qualcosa che noi conosciamo, perché ha a che fare con qualcosa di atemporale e non creato, non nato, non creato, che guarda attraverso i nostri occhi, ascolta attraverso le nostre orecchie e ci permette di percepire di essere qui, adesso, in questo momento, in questo luogo, a vedere una conferenza o ad essere partecipi di essa. Quindi parleremo ancora di questo concetto di qualcosa di atemporale, non creato, che noi identifichiamo con il nostro corpo, ma non è il nostro corpo e si esprime solamente attraverso di esso. Qui, velocizzando, c'è un concetto che è molto caro a Jack Sarfatti, ovvero il fatto che il tempo, e qui Franco sarebbe bello che tu ci parlassi della realtà olografica. Se non le dispiace, perché questo è un... No, va bene, diamoci del tu. Sì. No, Sarfatti ha fatto una cosa che nessun mai fisico ha mai fatto, cioè quello di considerare la coscienza come elemento fondamentale a cui tutto gira intorno. Coscienza vuol dire consapevolezza, e cambia completamente. Lui ha scoperto, tra l'altro, che le subcellule si assentano, ogni tanto vanno via, mancano, e poi rientrano. E allora lui dice, ma dove vanno questi qui? A fare una scampagnata. E ha cominciato a parlare di mondi paralleli. Quindi tu in una frazione di secondo puoi entrare in un altro mondo, in un altro universo. Siamo troppo arretrati noi su questo pianeta. Siamo assolutamente d'accordo.
Ora questo, quello che voi vedete qui è un grafico che rappresenta grosso modo il tempo secondo la più moderna delle concezioni. È un grafico che ha studiato ampiamente Jack Sarfatti e che è preso dalla tesi di Tamara Davis, una studiosa di fisica dell'Università del Nuovo Galles in Australia. Possiamo notare una certa similitudine tra questo grafico ed alcuni simboli che sono propri della conoscenza spirituale ed esoterica. Questo grafico rappresenta il fatto che probabilmente, anzi sicuramente, secondo la teoria olografica di David Bohm, la realtà non deriva dal passato ma dal futuro. È come se Dio proiettasse dal futuro la nostra realtà al nostro livello. E quindi, valutando adeguatamente questo grafico, e se è vero come è vero che la realtà ci arriva dal futuro, come tende a farci notare Jack Sarfatti, noi siamo all'interno di un ciclo. Cioè, se è il futuro a determinare il passato, noi ci ritroviamo ad avere a che fare con un ciclo. E di questo ciclo erano consapevoli già i mistici nel passato. Infatti, se noi leggiamo la Bibbia e andiamo a questo libro, l'Ecclesiaste, che sono veramente un libro straordinario, che sembra quasi un trattato di taoismo, notiamo che è scritto: ciò che è già è stato, ciò che sarà già è. Dio ricerca ciò che è già passato. Ecclesiaste 1:9, sempre lo stesso libro: ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. È così, questo è il Kybalion. Eh sì. Noi, insomma, già si parla di viaggi nel passato, cioè quello che tu hai vissuto puoi andarlo a ritrovare, un viaggio all'indietro o in avanti, no? E che, ripeto, ragazzi, siamo troppo arretrati, ahimè, e sono pochissimi gli uomini oggi che viaggiano su delle onde veramente superiori. Sì. Ora sarebbe bello fare notare alcune cose, però il tempo sta per trascorrere, ovvero come tutto è trascorso. Ovvero come tutto questo sia possibile legarlo anche al moto elicoidale del Sole, ovvero come la conoscenza degli antichi era tale per cui diciamo che questo, se noi immaginiamo il Sole in un altro ordine di tempo, lo possiamo vedere come un drago che gira molto velocemente intorno alla nostra galassia e che, come avevano sintetizzato, diciamo, alcuni mistici cinesi in una festa che è la festa del drago, nella quale appunto fanno notare come la nostra realtà, il nostro sistema solare sia una sorta di nave che ci fa viaggiare in un mare che è un mare di stelle, la nostra Via Lattea. Velocizzando ancora, perché il tempo è trascorso, ritorniamo sempre alla questione del fatto che se noi restiamo dentro il tempo, siamo sempre ingabbiati nella nostra dimensione ordinaria. E anche quando capita di sentire parlare gli scienziati che dicono la nostra galassia, il nostro universo ha 13 miliardi di anni, alla luce di quello che abbiamo detto, dobbiamo iniziarci a porre delle domande, perché 13 miliardi di anni di che? Del tempo che noi viviamo come esseri umani, del tempo che noi viviamo come quando eravamo dei bambini, del tempo che noi viviamo quando siamo adulti. Tutti quelli che affermano, il problema della fisica e della scienza in generale è che ancora non ha accettato il fatto che non prevede un bel niente. Allora, esatto. Un punto interrogativo lo devi mettere ogni tanto, no? Allora uno dice, per esempio, Cavalli Sforza, no? Questo che si occupa del genoma, quindi ha detto con una fermezza tipica di chi è presuntuoso che Neanderthal è il progenitore degli esseri umani, no? Solo qualche mese fa hanno trovato un cervello appartenente a un essere in Armenia di circa un milione di anni fa, e datti di pace, tranquillo, no? Non veniamo dall'Africa. Come non veniamo dalle scimmie? Tu hai mai visto una scimmia diventare uomo nell'arco di qualche centinaio di migliaia di anni? No. Quindi, la scimmia è un uomo che è regredito, semplice. Sì. Vabbè, io avrei preparato delle considerazioni su Rumi, però
e sulla Mattanavi per concludere questo incontro, ovvero che per poter cambiare ordine di conoscenza è necessario abbandonare il paradigma ordinario, è chiaro. Ed è chiaro, ed è necessario riattaccarsi a un livello qualitativo, non più quantitativo. E per fare ciò è importante riagganciarsi alla mistica. Volevo chiudere con Rumi e con la versione allora, italiana della Mattanavi. Ti racconto un aneddoto di Rumi. Questo signore qui era nato in quella che oggi si chiama Afghanistan, poi ha abbandonato la sua terra ed è andato a vivere in Turchia. Quando lui aveva circa 6-7 anni, stava camminando dietro suo padre, no? E seduto all'aperto c'era un mistico molto famoso, Farid Adin Attar, che lo chiama e fa: signore, quel bambino lì dietro infiammerà tutto il Medio Oriente. E così successe. Vallo a dire a un fisico tradizionale, no? Che cosa ha visto lui in quel... Il problema è che chi incomincia a sviluppare certe... l'intuizione. Come si fa ad essere atei? Io questo che non ho mai capito, no? Cioè, perché lo pensavi tu? Sì. Sì. Appena ha detto queste parole io mi sono emozionata, perché è quello che ho sempre pensato, cioè come si fa ad essere veramente atei? Perché allora, è il ciclo che della vita che ci spinge, secondo me, a... Ti dico questo, sì, che uno del Vaticano anni fa, tipo 6-7 anni fa, mi ha commissionato un saggio, no? Che poi ha pubblicato in un libro, va bene? Questo saggio io l'ho iniziato con una descrizione scientifica di una mano che prende un bicchiere con l'acqua, no? I flessori, le complessità che ci sono dentro sono paurose, no? Allora io dico, può un meccanismo essere più intelligente di chi lo possiede a volte? Non è possibile, no? Come si fa ad essere atei quando abbiamo l'intuizione? L'intuizione viaggia alla velocità della luce, abbiamo delle emozioni dentro che sono tipiche di uno sviluppo che non ha niente a che vedere con la ragione. La ragione è l'unica scemenza che ci è stata data, no? L'unica, proprio perché è sempre, si dedica sempre alla parte del corpo che dobbiamo abbandonare. Il corpo è una carcassa, questa cosa qui che abbiamo. Sì, sì, e esatto. Tutte le cose straordinarie del corpo sono comunque tutte limitatissime, mentre il cervello vola. La natura della mente è qualcosa di straordinario, sì, che può fare qualunque cosa. Cioè gli esseri umani possono fare qualunque cosa, dico qualunque. Ovviamente distaccandosi da molte cose, perché rimanendo attaccati appunto ad alcune cose, come ha detto, non si può trascendere da quello che appunto ha detto. E quello è il punto. In una canzone dell'ultimo disco che qualcuno mi chiedeva, ma che significa ciò che deve accadere accadrà, perché è già accaduto? Non è il destino, è quando tu, prendiamo te, no? Entri in una festa da ballo, vedi uno che ti piace da pazzi, tu hai già fatto il danno, non c'è niente da fare. E poi vi mettete insieme, poi si litiga, poi lui diventa uno stronzo mentre era un dio e così. Questi sono i disequilibri degli esseri umani, no? Allora, e questo è il punto, noi dobbiamo abbandonare questo corpo, dobbiamo abbandonare gli attaccamenti, sono inutili. Perché tu puoi voler bene a tuo padre e tua madre in una maniera immensa senza bisogno di attaccarti, è chiaro? Sì. Oppure a un tuo amico, non ha importanza. Mai bisogna attaccarsi. Quando io vedo delle scene durante i funerali così di gente che urla, è una cosa indegna dell'essere umano, perché ti devi rassegnare. Noi siamo esseri impermanenti, non abbiamo alcuna possibilità se non il fatto che appena esci dal corpo affronterai un altro genere di vita in una zona che poi, come si dice, quelli che sono degli stronzi pazzeschi, ladri, assassini, cattivi, l'hanno scelto. Noi abbiamo il libero arbitrio, quindi nessuno ti dice di essere invidioso. Se sei invidioso devi fare in modo di curare questa malattia,
oppure sei, non lo so, ladro. Devi pensare a questo, perché devi rubare? Piuttosto è meglio morire di fame, secondo me, che fare un'azione di quel tipo lì. Sì, grazie. Ritornando a Rumi e concludendo velocemente. Lui sintetizza la sua conoscenza in questi versi che sono, fanno parte del terzo libro della Matnavi, 3903, in cui lui dice: sono morto allo stato inorganico e sono diventato vegetale. Poi sono morto allo stato vegetale e sono giunto all'animalità. Ora, se notiamo il nostro corpo umano partecipa di questi stati, ovvero abbiamo uno stato minerale che sono le nostre ossa e sono sottoposte a un certo numero di leggi. Diciamo che la nostra anima che entra ed esce, esatto, a secondo di quello che ha combinato nella vita, non c'è niente da fare. Sono delle leggi cosmiche che non si possono mutare. Non si può deviare, no. E quindi, se vediamo il nostro sistema circolare, vediamo che è molto simile a quello di un vegetale. Posso interromperti solo un attimo? No? Una volta ho visto un documentario in televisione dove c'era una libellula che stava sott'acqua appoggiata a un albero, no? Si è vista questa libellula uscire dal corpo identica a quel corpo che ha lasciato. Dico, non vi viene il dubbio che forse anche per gli esseri umani è così? Non vi viene il dubbio, no? Infatti noi partecipiamo del livello animale, partecipiamo del livello adamico della nostra vita, cioè il nostro essere, esseri umani sottoposti a un certo numero di leggi. Ma poi lui dice: poi sono morta all'animalità e sono diventata Adamo, che ho dunque da temere? Quando mai la morte mi ha sminuito? E poi dice: nel prossimo trasporto morrò allo stato d'uomo per poter spiccare il volo ed alzare la testa tra gli angeli. Ma noi, come direbbe Tulkurgen, cioè noi già siamo quella cosa, sì, nel senso che in noi c'è qualcosa di angelico. Noi la luce, noi veniamo da lì. Certo. Veniamo da lì. Se noi pensiamo agli angeli, dobbiamo pensare alla luce, ai campi elettromagnetici, e noi c'è già qualcosa di questo tipo, perché il nostro sistema nervoso centrale interagisce con questi campi di energia. E da qui noi dobbiamo farci delle altre domande, ovvero, come dice lui: poi uscirò dal fiume dello stato angelico, tutto su di esso è nulla, ma solamente sussiste l'essenza del Signore. Sì. Verrò sacrificato di nuovo, morirò allo stato d'angelo, diventerò ciò che l'immaginazione può concepire. Allora, a questo punto di vista, noi partecipiamo allo stato angelico ed è qualcosa che noi viviamo nel sogno. Il sogno per le tradizioni orientali non ha il significato ordinario che ha per noi, ovvero in tutte le tradizioni sciamaniche, mistiche, il sogno è una realtà vera e propria. Certo, certo. Addirittura determinante. Determinante. Pensate che stavo presentando un libro di un mio amico e purtroppo quando sono in queste condizioni qui mi fanno sempre domande relative. È arrivato un ragazzo sui 30 anni e mi dice: sai che sto leggendo Gurdjieff? Dico: mi fa piacere, è una bella strada, no? E poi lui mi dice: e io faccio il sogno lucido, che non sapete che cos'è. Ecco, tornando alla nostra amica, no? Gli atei dicono che non sognano, e questa è una cosa antiscientifica, non dico di parlare di misticismo, ma lo sanno tutti che il sogno è diviso REM e poi di secondo e poi terzo e poi REM ancora, i cicli sono questi, no? E mi sono complimentato e lui dice: la mia ragazza si incazza, e dico: perché è invidiosa, perché il sogno lucido ti fa fare delle cose, tu per esempio viaggi, voli, quello che non puoi fare col tuo corpo lo fai nel sogno, e quello è determinante per il prossimo futuro dell'essere umano fuori dal corpo. Ecco, è chiaro? E addirittura quella è la dimensione in cui noi partecipiamo allo stato degli angeli, cioè nel senso, cioè, che è il momento in cui noi, se portiamo avanti un certo percorso... Quanta gente, oramai ci sono libri a centinaia di migliaia, no? Che si trovano in una sala operatoria e tutti raccontano che si vedono dall'alto, ma è chiaro, perché noi durante il viaggio che facciamo di notte è un viaggio astrale, il corpo rimane lì, usciamo, rientriamo, siamo abituati a questo, ma poi c'è e non lo sappiamo. Ma poi c'è ancora qualcos'altro, ovvero ciò che neanche la nostra mente riesce più a concepire. Certo, beh, perché?
E a questo punto mi scuso per avervi rubato così tanta attenzione. Vi consiglio alcuni testi per, se avete interesse di approfondire questi argomenti, che sono le influenze... Mando delle email a loro. Sì, sì, manderò delle email. Adesso darò la possibilità... No, facciamo. Apriamo il dibattito a chiunque avesse delle domande per poter fare queste domande. Siccome non è obbligatorio, ecco... Se c'è qualcuno che è proprio interessato, se no chiudiamo qui. Ringraziamo il dottore Di Stefano per il suo intervento e preghiamo. Io umilmente confesso di meditare da 20 anni. Ah, mi fa piacere. E dico, è sicuramente una dimensione diversa che però si può integrare perfettamente. Se lei ci vuole aiutare in questa direzione per exducere da questi docenti, da questi alunni, da questi alunni, non sono uno il di... meglio, io dico la scintilla di Dio che brilla nei loro occhi. Allora la prendo. Dunque, la meditazione è una cosa molto particolare e qualcuno deve avere il desiderio di farlo, perché conosco della gente, anche degli amici a cui volevo raccontare qualcosa di questa esperienza, basta che si mettono seduti così senza muoversi, già il sistema nervoso va in escandescenza, no? Però noi esseri umani siamo fatti per meditare in realtà, perché tutto il resto conta veramente poco. Significa avere qualcuno anzitutto che vi introduca, anche se vi devo dire io l'ho fatto da solo. Fatto solo era il 1970, avevo come dei problemi di natura psichica, cioè vedevo la gente e dicevo ma questi chi sono, ma da dove arrivano? Non riconoscevo i miei coumani, diciamo così. E quindi mi misi per terra un giorno senza sapere perché e non conoscevo neanche il termine meditazione. Chiusi gli occhi e scopersi che effettivamente potevo distribuire la mia energia all'interno del corpo, quindi un viaggio come in un film di fantascienza, no? A poco, quando tu ti immetti in una strada del genere e ti piace sul serio e ti entusiasma, c'è sempre qualcuno che ti dice hai letto Yogananda, hai letto Aurobindo, hai letto Tulku Hurgen, eccetera. No, io ho iniziato con i mistici indiani e mi hanno aperto un mondo irreversibile, una cosa che ringrazio, che mi ha dato un cambio di una potenza straordinaria. Cioè vuole dire, finalmente... il detto socratico, che poi non è stato Socrate ma era precedente, conosci te stesso. Cioè la nostra natura è quella di essere esattamente quello che sei, e per raggiungerti, siccome nell'arco della nostra educazione, con l'imbecillità che c'è nella tradizione occidentale soprattutto, un bambino, un mio pronipote aveva 6 mesi, quando mi vide per la prima volta, che mia nipote lo portò a casa mia, cominciò a fare delle scene, non riuscivano più a staccarlo da me, no? Adesso ha 4 anni ed è uno che parla in italiano, impara l'inglese, mi sta terrorizzando, non so come dire, no? Cioè entra in un cunicolo che se lui ha 18-20 anni non lo toglie, sarà rovinato tutta la vita, per tutta la vita, perché noi abbiamo, vi ripeto, delle possibilità che sono relative a noi. Per questo io non direi mai a qualcuno ti devi mettere così con la spina dorsale a 90 gradi e poi non devi reclinare la testa, direi sei uno scemo se dici questo, perché i mistici sufi meditavano tutti stravaccati, non è quello il punto. Ramana Maharshi, uno dei più grandi mistici di tutti i tempi, che non voleva assolutamente allievi, ed era uno che a 16 anni pensava che stesse morendo, tutti i sintomi erano quelli della morte, e questo ragazzo qui dice va bene, sto morendo, pazienza, comincia ad analizzare in questo
processo, il fatto che dice: ma io non sono il mio corpo, non sono la mia mente, non sono le mie orecchie, non sono il mio... a poco esce da questa crisi e se ne va in una caverna dove rimase per circa 10 anni senza uscire mai, né mangiare né dormire, non esiste, noi possiamo, vi dico, non potete credere a quello che sto dicendo, possiamo far tutto. E conosco da una mia amica, posso dire adesso, che ho conosciuto, è una mistica sarda, mi ha raccontato che lei era andata a 18 anni, vive in castità da sempre, era andata a Londra per imparare la lingua, anche perché voleva chiudersi in un monastero, entrò in questo monastero, aveva parecchi soldi perché lei aveva programmato di vivere una decina di anni, così era abbastanza ricca economicamente. Ebbene, queste monache benedette le hanno rubato tutti i soldi e l'hanno scaraventata fuori dal monastero. Lei è andata ad Hyde Park, si è messa lì, si è seduta in una panchina e ci rimase per circa 3-4 mesi. Da lì, senza muoversi, grazie alla meditazione, si entra in mondi diversi. Quando il nostro amico parlava di respirazione, nel 1971, siccome sperimentavo di tutto, in quel tempo lì anche musicalmente, ero in meditazione, quindi seduto, trattengo il respiro e mi accorgo che per circa 6-7 minuti non respiravo più, in una dimensione fantastica. Poi ho detto: oh, e se resto qui? Mi sono spaventato perché non sapevo niente ancora allora, e sono rientrato nel corpo, ma non c'era respiro, era finito. Come lo spieghiamo a questi scienziati contemporanei? Come dico, possiamo spiegarlo? Prendi quello che vuoi, prendi quello che puoi, questa è una verità. Per cui vi dico, se conoscete, per esempio, i più forti sono secondo me i tibetani nella meditazione, in questo momento. Leggete qualche libro, vero? Però è una strada fantastica, vi assicuro. Grazie. Se vogliamo fare aprire un piccolo dibattito, qualcuno ha delle piccolissimo domande? Facciamo, piccolissimo, prego. Piccolissimo, breve. Non t'allargà, come dicono a Roma. No. Un microfono, scusate un attimo, un microfono. Arancione è la vostra divisa? Sì. Il sole. Mi ha colpito quando ha detto che in particolare quando ha iniziato a fare meditazione non sapeva neanche di cosa si trattasse esattamente, ma sì, ha sentito proprio l'esigenza, quindi l'impulso, sì, di fare quello che ha fatto. Di salvarmi. Sì, di salvarsi, sì, per delle problematiche, delle, sì, esigenze comunque. A questo punto io mi chiedo, nel momento, non dico che si debba brancolare nell'ignoranza in determinati campi, assolutamente, ma a volte come si rischia di imparare l'inglese, di imparare l'informatica, di imparare a costruire una personalità? Non si può deviare da quella che è l'esigenza propria, istintiva, da quello che ho sentito alla conferenza, a quanto pare propria dell'uomo, certo, per andare a conoscere quello che hanno fatto altre persone. Quindi conoscere delle cose senza conoscere se stessi, pensare di star conoscendo se stessi, conoscendo grandi mistici. Ma stai sempre dicendo qualcosa, una cosa molto, molto interessante. Ma sempre qualcosa di esterno che, certo, ci fa pensare di... Beh, io ho vissuto, tutta la mia vita l'ho vissuta così. Però attento, sì, che hai una natura e devi riconciliarti con la tua natura. Certo. Quello è un accrescimento esponenziale. Quindi quando io leggevo, mi ricordo, ero in montagna, perché abbiamo dentro queste cose qui. Quindi leggevo questo libro, urlavo, non c'era nessuno, urlavo, perché stavo sentendo che stavo entrando in un mondo che era quello che cercavo da tempo, no? Cioè, per me andare in una discoteca è come essere in un girone dantesco, capito? Ma non per, attenzione, non sono contro il divertimento, ci mancherebbe, no? Anche le canzoni facili, va bene, però se tutta la vita è una canzoncina, quello mi secca, sinceramente, no? Puoi farlo come divertimento, gli anni 60 sono stato questo per noi, no? Quindi, ma c'era gioia di vivere. Oggi si è infelici e si sta in degli inferni, praticamente, no? Allora la gente, più parlano, più fanno confusione, più tu ti allontani dal tuo problema. È quello invece che devi dire: calma, preferisco stare in una campagna dove c'è un silenzio naturale che ti aiuta, piuttosto che sentire cazzate dal mattino alla sera, no?
è così. Però sono d'accordo. È quello. Io mi sono abbeverato a tutte le fonti, tutte, dico tutte, dalla Cabala ebraica, il cristianesimo ce l'ho avuto come perdonazione, perché ai miei tempi, io sono nato subito dopo la guerra, e c'era stato un macello, un tale macello, no? Non c'erano soldi, non c'era neanche tanto da mangiare, le porte erano sempre aperte perché nessuno aveva da rubare, ed era una bella vita. Quindi poi organizzata anche socialmente in un altro modo, che era piena di gente che ti aiutava, c'era una compassione reciproca, no? Sono stati momenti fino agli 11-12 anni, solo una volta che mi è rimasta per tutta la vita, avevo 7-8 anni, mio padre mi portò in piazza, e per un bambino era come dire sto coi grandi, no? Allora viene un signore, suo amico, e gli dice, si chiamava Turi mio padre, fa Turi, ma sai che ho visto padre Nicotra che mangiava la carne e divenne Dio, io devo credere in Dio, non ci credo, ma brutto coglione, che c'entra il prete con Dio, no? Si mischia, ma capito? Queste sono le cose ridicole degli esseri umani, no? Cioè, che cosa stai dicendo? Beh. Ecco. Anch'io ho fatto il liceo scientifico. C'era una professoressa di chimica che non mi sopportava, né me né un mio amico anche, no? Però quando si arriva in quinta liceo, siamo spacchiusi, quindi ce ne freghiamo, no? Lei mi chiamava, mi diceva che cosa c'è in questa pietra, io dicevo silicio, e poi ferro, e poi non so, dicevo zinco, a posto uno, mi dava uno, non è che dice due, tre, no? E quindi poi io e mio amico abbiamo attuato questa cosa, lei entrava e noi due uscivamo. Quindi mi sono preparato in chimica. Quando la commissione mi fa la cosa, mi hanno dato 9, no? A quel tempo lì, fa, ma questa è una cretina, fa, ma come si è permessa di fare una cosa del genere? E ha fatto una brutta figura lei, perché io l'ho fatta apposta, ho studiato solo chimica praticamente, no? Per difendermi. Di cloro, di fenil, tricloroetano. Se c'è un'altra domanda, se no ce ne andiamo, grazie. Allora, prima si parlava del fatto che per vivere meglio, in sostanza, non bisogna esserci un attaccamento fisico a qualcun altro. Però emotivo. Emotivo a qualcun altro, però è difficile perché tutti quanti cerchiamo di avvicinarci a qualcuno anche per andare avanti, perché non è che sia semplice la vita, quindi comunque ci scusami, cerca qualcuno. Scusami se ti interrompo, sì. Però è abbastanza importante dire, da una certa età in avanti non puoi farlo con un bambino di 2 anni che lo lasci a casa da solo e te ne vai a ballare, capito? Quelle sono cose delinquenziali. Una volta che il ragazzo è sui 15-16 anni, che ha già cominciato a formare e a formarsi come individuo anche razionalmente, a quel punto tu devi cominciare a tagliare il cordone ombelicale. Per me è stata una fortuna immensa. Quando avevo 19 anni ho lasciato il mio paese dove sono nato, perché andavamo avanti e indietro in chiesa madre, che paese di merda, così. Io sono andato via, perché non sto tutta la vita a lamentarmi, no? Qual è il problema? Poi questa terra che è dionisiaca e anche tirannica, diciamo così, poi ti risucchia indietro, e adesso ci sto da Dio in questo posto, ma ci sto perché sto in campagna. Quando abitavo qui a Catania, poi ho dovuto andare via perché era veramente un inferno. Macchine dappertutto, sui marciapiedi. Cioè, non c'è quel ricordo. Una delle cose più impressionanti che ho visto nella mia vita è stato a sud della Danimarca. Ero lì per lavoro, un posto di 300.000 abitanti. Io ci sono stato 2 giorni, non ho mai visto una macchina parcheggiata da nessuna parte. Ma dico, come hanno fatto questi qui? Sotterranei. Capito? Non c'era una macchina da nessuna parte, no? È piacevole vedere la gente cammina in bicicletta, cammina a piedi, no? È un altro mondo. Quella, la circolazione che circolava era quella che non andava dal tabaccaio per comprare le sigarette, che magari a 100 metri da casa tua, vero? Però dico, è difficile non
cercare di evitare di formare attaccamenti emotivi con le persone. Cioè, anche... È difficile perché abbiamo quello che si chiama corridoio genetico. Io sono vegetariano da parecchio tempo. Non tornerei indietro per nessuna ragione al mondo, ma neanche minimamente, no? Vivo benissimo senza uccidere poveri animali. Quando sono in meditazione nella mia veranda, no? E sento questi rumori di fucile, io immobile dico fallisci, cioè cerco mentalmente di mettere una forza contraria, capito? Cosa vai ad ammazzare un uccello? Ma che cosa fa? Ma come si fa? E se tu parli con qualcuno di loro in Italia, sono centinaia di migliaia, non di più. Questi sono capaci di prenderti al pugni, no? Se tu togli questo gusto. Anche i pesci vanno lasciati dove sono. Però non dirò mai a uno non mangiare carne, poi ognuno è artefice della sua. Quisque faber fortune sue, vero? Scusate, allora l'ultima domanda della professoressa. No, io più che un... Io più che una domanda vorrei... No, ma si rivolgeva non a lei, alla signora. Ah, scusi, c'era? No, scusi, non volevo interromperla. No, non l'avevo visto. No, io le passo subito il microfono, sì. Volevo fare non una domanda, ci mancherebbe, così un po' un appunto. Noi abbiamo guardato con simpatia questo tipo di conferenza molto particolare, molto strana, che ci ha posto delle aperture e dei perché. Io di mia estrazione sono archeologo, vorrei che si guardasse con la stessa simpatia con cui noi abbiamo guardato voi tutte quelle facoltà italiane che insegnano egittologia e che da almeno 100 anni cercano di indagare e di studiare con onestà, con coerenza, eccetera, il fenomeno dell'egittologia. Ecco, mi piacerebbe solo dire questo perché conosco tanti colleghi che studiano egittologia dedicandoci la vita, dedicandoci tanta fatica, facendo un'analisi comparata di tutti questi scarabei con quello che c'è in Grecia, su quello che esce a Creta, su quello che esce in Siria. Quindi mi piacerebbe almeno la stessa simpatia con cui noi archeologi in un certo senso abbiamo guardato e ascoltato voi. Guardi, poi aspetti, sì. Un'altra annotazione. Parlavamo dell'ateismo e io direi che credere è un fatto, come voi avete detto, irrazionale. Allora l'ateismo non può essere, dicevo anche alla ragazzina, un fatto razionale, cioè se si crede per contatto, per irrazionalità, non possiamo poi dire che l'ateo dovrebbe avere tanta razionalità da dire beh, siccome il creato è così, siccome la mia mano è così, allora io scelgo di non essere ateo. Purtroppo la fede è un dono e dobbiamo avere rispetto almeno per coloro che questo dono non hanno avuto. Io non direi purtroppo, semplicemente nell'ambito della tolleranza, perché ovviamente per accettare tutto ciò che è molto bello, molto suadente, noi che siamo così tecnici, scienziati, lo accettiamo con una grande gioia di ascoltare una cosa diversa. Sì, ecco, ma anche la vecchia scienza va guardata con la stessa simpatia, no? Beh, non quando fa danni però, eh? E se no è come la politica, dice guardiamoli con simpatia i politici, no? Perché insomma, io non so, ma non mi pare che gli egittologi facciano poi danni. Che c'entra? Sta dicendo una cosa diversa. Io... Vabbè, basta, io ho finito, ho fatto un'annotazione, mi piaceva dirla. Adesso le rispondo, se permette. Adesso le rispondo. L'Egitto l'ho visitato a Palmo. L'ho visitato dappertutto, va bene? E ogni volta che io vedevo queste pitture e vedevo la loro dimensione, l'ho sempre vista come una cosa fuori dall'asse terrestre. Cioè, in loro non vedevo degli esseri umani, ma degli esseri di qualità superiore, è chiaro? E quindi, per quanto riguarda l'ateismo, è quando diventa una persecuzione che è insopportabile, è chiaro? Ma veramente insopportabile, ci sono delle congregazioni che fanno questo. Noi esseri umani abbiamo tutte le stesse possibilità, quindi i doni ce li abbiamo tutti per natura. C'è chi li segue e c'è chi non li segue, punto. Allora, faccio due premesse, che spero di non ridurre quello, cioè sicuramente ridurrò quello che avevate detto, quindi chiedo scusa di questo. Allora, la domanda è questa,
cioè, mi è sembrato che diciamo, mentre si è andati abbastanza sulla strada del benessere, tra virgolette, allora io mi chiedo qual è il, se si fa fuori il fatto che da 2-3 anni inesorabilmente ci pesa addosso questa cosa che è la ragione, se si fa fuori il fatto che siamo di carne e che il grosso delle esperienze interessanti, quelle che appassionano l'uomo, riguardano la carne, cioè la questione affettiva, la questione politica, la questione anche del destino, della morte, della vita, cioè queste sono le questioni degli affetti, riguardano la carne. Se si fanno fuori questi due punti, qual è il criterio di verifica non dello stato di serenità, ma dello stato di verità di una teoria piuttosto che di un'altra? Cioè, che io posso raggiungere la serenità. Allora, è chiaro che nel mondo, nella realtà e nella mente ci sono delle cose molto più vaste di quello che noi conosciamo. È tuttavia vero che io posso viaggiare per mondi immaginari. Allora, qual è il criterio per dire è vero o è falso? Se usciamo dall'esperienza, se usciamo dall'esperienza, perché la ragione no, il corpo no, gli affetti no, cioè, e allora perché io devo credere a Tizio o a Caio? Qual è il criterio? Beh, lo studio. Ma lo studio è credere a Tizio e Caio? La natura della mente è molto complessa. Allora, lei sa bene che se per esempio sta andando a prendere delle chiavi, no? Viene qualcuno e le dice: senti, ma quella cosa come per la mente tu l'hai già presa, è chiaro? Allora, se si studia la qualità di questa scatola, uno fa una grande differenza tra il falso e il vero. È inevitabile, perché in quel momento lì tu sai che hai preso la cosa, esci e le chiavi invece sono rimaste lì. Che vuol dire studiare la mente? Vuol dire questo: attraverso la meditazione tu hai la possibilità di governare i pensieri. Quando noi camminiamo per strada, molti di noi non sanno neanche che sono dentro un corpo, perché il meccanismo evita le macchine, è molto semplice, no? Allora tu devi scoprire qual è il problema, perché devi essere annichilito da questo mulinello di pensieri, no? Che è questa cosa? È chiaro? E quindi cos'è la differenza tra vero e falso? È questa, no? Lui parlava prima di arte oggettiva, no? Il nostro Rinascimento è stato arte oggettiva. Aveva questo che lui dice arte oggettiva. Calzolai, camerieri guardavano queste opere e restavano allibiti. Quindi non c'era bisogno di cultura per questo, no? È così. È così. La bellezza estetica arrivava a chiunque, no? E quella è l'arte oggettiva, no? Oggi è un casino. Un vero casino. Buon appetito, se mangerete. Ragazzi, allora, defluite ordinatamente, per favore. Se c'era qualcuno della quintenne o della quinta. Non ne possiamo. No. Però è vero che è così, non ce lo vedi subito, lo vedi immediatamente. Io una volta mi hanno presentato un ateo, no? Che io avevo sempre detto qualcosa di suo che scriveva, no? Dicevano, questo è fuori di testa, no? Quando l'ho visto.